Salve a tutti ragazzi, benvenuti sulla rubrica Società e Vlog di Strike Channel. Stavo pensando una cosa. Voi sapete che io amo la storia, no? Vi siete mai chiesti perché la storia è la materia più bella che c'è al mondo? Perché attraverso la storia si possono capire tante belle cose. Allora, in America ha vinto Trump. Innanzitutto una piccola premessa su ciò che è successo in Italia, che a me fa molto ridere più che altro. Allora, noi siamo un paese democratico, italiani, democratici, e diciamo abbiamo avuto un po' una tendenza, almeno molti dei miei amici su Facebook, persone che conosco, a giudicare in un modo molto, come dire, futuristico anche l'elezione di Trump. Alcuni già hanno detto che ci sarà l'apocalisse, la fine del mondo, eccetera. Allora mi sono chiesto una cosa, ma secondo voi allora la democrazia che cos'è? Cioè, se una nazione democraticamente vota a uno e questo uno vince, perché le altre nazioni devono dire che quello lì adesso, cioè, è tutto falsato, è tutto finito, nulla ha più ragione? Ma allora ci credete o no nella democrazia? Non ho capito. Cioè, facciamo un passo indietro. La democrazia funziona così: se io ho tipo 100 persone, no? Di queste 100 persone, 30 hanno il cappello bianco, 30 hanno il cappello nero e 40 hanno il cappello verde. E io ho avuto 10 rappresentanti, dovrei avere 3 rappresentanti di cappello bianco, 3 rappresentanti di cappello nero e 4 di cappello verde. E alla fine vincerebbero il cappello verde, con una piccola maggioranza. Così funziona la democrazia. Invece oggigiorno, sapete che sto notando una cosa un po' strana, soprattutto in Italia? Sta succedendo un po' questo, cioè, ditemi, magari mi sbaglio, però mi sembra un po' così. L'abolizione del suffragio universale, alcuni chiedono, cioè, io voto per il cappello bianco, tu voti per il cappello nero, allora sei uno stronzo, tu non dovresti proprio votare perché sei un pirla, perché tu non capisci un cacchio, so, di politica, quello è il problema. Funziona così, cioè la vedono così. Faccio un esempio più concreto. Se chiedete a uno del PD chi è uno che vota 5 Stelle, vi dirà che è un ragazzino col cellulare in mano che crede ai social network, al complotto, ai poteri forti, alle esce chimiche e non fa vaccinare i figli. Se chiedete a uno del 5 Stelle chi è uno che vota PD, è uno stupido che crede ancora nella vecchia politica, manco si arrende con tutti i politici che hanno rubato solo per tanti anni, che bla 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 bla. E si crede a tutto quello che dice la televisione, eccetera, eccetera. Se chiedete a entrambi chi è uno che vota per la Lega, vi dirà: la Lega, ma siamo pazzi, quelli sono agricoltori contadini con l'alito che puzza di prosecco e con la ruspa in mano, ma che scherziamo? E se chiedete a loro se il suffragio universale è valido, molti di loro vi diranno: no, non è valido, perché dovrebbero votare solo quelli che votano quello che voto io. Bel sistema del cazzo, cioè. Questa allora è la democrazia, no? E infatti la stessa cosa si è ripercossa in America. Ha vinto Trump, votato con una grande maggioranza dagli americani, e sta passando quasi l'idea di Trump. Io non è che voto per Trump, però è strana sta cosa. Sembra che Trump abbia fatto la marcia su Washington con un colpo di Stato, un golpe, e si sia preso il paese. Allora sì che tu puoi fare un discorso apocalittico, ma questo ha vinto le elezioni, cazzarola. E quindi se ha vinto le elezioni è democratico. E se è democratico non c'è nulla di meglio. Non è che sia la cosa migliore, diceva Churchill, però è quella meno peggio. Allora ha vinto Trump. Punto. Complimenti a Trump. Avesse vinto la Clinton con lo stesso stacco di voti, eccetera. Complimenti alla Clinton. A Clinton, io personalmente credo nella democrazia. Detto questo, comunque, che è una premessa importante, molti fanno le previsioni. Adesso ha vinto Trump e quindi l'Inghilterra farà quello, l'Iran farà quello, la Corea farà quello, non lo so che cazzo succederà. Queste sono previsioni. Al massimo si può presumere in realtà cosa succederà, ma non stiamo qui a dire cosa succederà. Quello mi sono chiesto: ma perché ha vinto Trump? Ed è un'altra storia. Non si sta parlando del fatto che gli americani sono stupidi, non si sta parlando del fatto che gli americani sono stati fatti ingannare da chissà cosa, oppure sia stato un golpe. Semplicemente ha vinto Trump. Allora la domanda è: perché? Può essere interessante, poteva essere prevedibile. Io personalmente, chi mi conosce lo sa, l'avevo predetto alla grande. Allora, perché? Secondo me i motivi sono tre. Motivo numero uno: Trump, secondo me, ci ha saputo fare meglio dal punto di vista mediatico, soprattutto con i social network, però non è tutto. Perché gli Stati Uniti non sono una nazione piccolina come l'Italia. Avere a che fare con gli Stati Uniti significa conquistarti una nazione che ha tutti i mormoni. Una nazione che è fatta da contadini zappatori che non capiscono nulla, una nazione che c'ha gli Amish, una nazione che c'ha i petrolieri texani. Quindi non è facile avere a che fare con gli Stati Uniti, non bastano i social network, ci vuole di tutto. Forse lui è stato proprio bravo dal punto di vista anche mediatico nel parlare,
Utilizzava, avevo visto un'analisi delle frasi molto brevi, con parole chiave ripetute più volte, addirittura avevano fatto proprio un'analisi di questo tipo su Trump. Però non lo so, non sono un esperto di psichiatria fino a questo livello così mediatico, eccetera. Motivo numero due. Trump ha vinto per un motivo anche storico, legato alla politica americana, cioè tanti anni di repubblicani, poi negli ultimi anni sono stati i democratici, poi di nuovo i repubblicani con i Bush, i cespugli, e poi infine doppio mandato democratico di Obama. Doppio mandato, ragazzi, è tanto, cioè un bel po' di anni è stato Obama, e allora ci può stare che tu fai repubblicano, democratico, democratico, repubblicano un'altra volta, tutto qua. Magari non è una cosa così preoccupante. Diciamo era anche prevedibile, ma secondo me il motivo più di tutti che ha portato alla vittoria di Trump, secondo me, è il seguente. Il motivo è sociale e qui colleghiamo tutto, tutto, comprese le elezioni di tipo la Brexit, Le Pen in Francia, la quasi vittoria per poco sfiorata dall'estrema destra in Austria, il premier ungherese che sta rialzando i muri, il casino che sta succedendo anche in Germania con la Merkel che aveva avuto una batosta alle ultime elezioni lì nazionale. Allora, perché? Allora, io ho dei pensieri, vorrei condividerli con voi, ditemi se siete d'accordo. Cosa numero uno, i politici oggigiorno, cioè i cittadini più che altro, gli elettori, non puntano tanto al politico che costruisce, ma a quello che distrugge. Cioè, tutti stanno puntando a tornare, cioè tutti questi qui che stanno avendo più voti, eccetera, non ad andare avanti, ma a tornare indietro. Cioè, immaginatevi com'era l'Italia 40 anni fa. Fellini, la dolce vita, la biondura nella Fontana di Trevi, la bella vita del borgo italiano, il salame paesano, signor assaggiate, questo è paesano, quella bella Italia così semplice, così rurale, così col panorama, con la tovaglia, quella lì a quadrettoni bianchi e rossi, col bicchiere di vino della. Ecco, queste robe qua, no? E questa nostalgia sta andando in testa a tante persone. Voi direte, vabbè, ma in Italia gli Stati Uniti, a parte il fatto che gli Stati Uniti sono più vecchi dell'Italia, che l'Italia è nata nel 1861, ma a parte questo, non si tratta di tornare indietro di 1000 anni, di 40, cioè quei vecchi Stati Uniti dell'American Dream. Voi dite, ma quali sono? Avete presente i vecchi telefilm, La piccola Vicky, il robottino, Genitori Blue Jeans, quelle famiglie lì, ma anche un po' nei Simpson, i Griffin. No, se, la vita secondo Jim Belushi. Allora avete l'uomo di casa che è un panzone, che beve birra, ama il football, il rugby in base agli sport stagionali, la moglie casalinga, cristiana, cresce i figli, resta in casa, e che è praticamente schietta, sincera, quella lì brava, onesta, pulita, intelligente, l'uomo è il fanfarrone, e poi i figli, questi meravigliosi adolescenti americani, quello più grande che sta sempre nella squadra di rugby, la ragazza giovane che si chiederà quale fidanzatino l'accompagnerà al ballo di fine anno, e il piccolino ovviamente è quello lì simpatico che fa ridere, no? Che fa la battutina e che ha pure magari qualche talento musicale, espressivo, teatrale, eccetera, eccetera. Tutti così i telefilm americani. E questa è la classica famiglia americana di qualche anno fa, su cui Trump, secondo me, ha fatto un po' leva e su cui alcuni politici italiani fanno leva, su questa nostalgia di quell'Italia di 40-50 anni fa, dove si stava meglio quando si stava peggio. E allora immaginatevi una casa costruita 40 anni fa. In questi 40 anni ci abbiamo costruito un piano sopra che potremmo chiamare Unione Europea, multiculturalismo, apertura di frontiere, eccetera, eccetera, e abbiamo un politico che magari vuole andare avanti su un progetto sempre di crescita. E ci sono dei politici che invece semplicemente come unico piano di costruzione hanno la distruzione di questo piano costruito in 40 anni e tornare alla casa come era 40 anni fa. Questo è Trump e questi sono alcuni dei politici italiani che stanno avendo tanto successo e questi sono alcuni dei politici europei che stanno avendo successo. La Brexit non è altro che questo, quindi non c'è più una guerra tra destra e sinistra, la destra, la Confindustria e la sinistra, gli operai, ma che ormai è tra progressisti contro regressisti. Quelli che vogliono andare avanti e quelli che vogliono andare indietro. Leggete un fatto su Facebook, da Corriere della Sera, Repubblica e soliti siti, che riguarda le coppie di fatto, andate a scorrere i commenti e si parla di immigrati. Cioè, ma il sindaco non vuole fare il matrimonio coppie di fatto, ma è colpa degli immigrati. Che cazzo ci azzecca? Ci azzecca perché è tutta un'idea del multiculturalismo, cioè i progressisti contro i regressisti.
Perché le coppie di fatto, gli arabi, i musulmani, perché la gente ancora non ha capito che in realtà, boh, lasciamo stare la religione, l'etnia, vabbè, comunque i profughi, gli immigrati, le classi nelle scuole piene di stranieri, e tutto ciò che le coppie di fatto, già l'ho detto, i gay, le cose, le coppie aperte, cioè tutto rientra nel calderone del progressista contro il regressista, l'Italia di 40 anni fa, dove c'erano tanti mariti gay. Solo che non lo dicevano alle mogli, oppure le mogli lo sapevano, non ci potevano fare nulla, se ne andavano quatti quatti di sera, si imboscavano con qualche marito gay, pure lui facevano. Però adesso no. Allora, questa guerra tra progressisti contro regressisti, tutto qui. Il problema, sapete qual è però? Che è successa una cosa. I regressisti, cioè quelli, cioè, i tradizionalisti, diciamo, quelli che vogliono tornare indietro, a un certo punto hanno fatto una. Ah, si sono giocati un jolly, ok? E il jolly è questo. Hanno detto questa semplice frase, che era uno spartiacque, era un'arma a doppio taglio, e a quanto pare sta funzionando per loro, che è la seguente, due punti, apri virgolette. Se difendere i valori tradizionali cristiani della mia terra, non la mia patria, la mia terra, significa far di me un razzista, e allora chiamatemi razzista, chiuse virgolette. Voi direte, cazzo, un politico che dice questo 30 anni fa veniva estradiato, scacciato, cacciato e bruciato vivo, oggi vince. Vince, sapete perché? È un'arma che o ti si ritorce contro oppure ferisce il tuo nemico. Ma perché? È stato uno spartiacque, è andato oltre, ha tolto una specie di velo di ipocrisia, togliendoselo da dosso a sé, perché uno che fa il regressista e dice: ma io quasi quasi gli immigrati li rimanderei indietro, c'ha un velo di ipocrisia addosso, perché dice: ma sai che facendo così sembri razzista? Allora sapete uno che fa? Questo velo se lo toglie da destra a sé e lo mette addosso al nemico. Perché? Dice: allora sì, ok, sono razzista, basta, ecco qua, sono razzista, mi sono tolto il velo, ma sai che ti dico? Il velo ce l'hai tu. Perché tu sei soltanto un finto perbenista. Ah, e questa è la nuova rivalità. Altro che destra e sinistra, altro che progressisti contro regressisti. Questa è la rivalità fra perbenisti contro razzisti. Ed è molto più dura come rivalità. Ed è soprattutto una rivalità che, vista così, mette anche molta sfiducia. Parecchi a votare non ci vanno proprio più. Ma sapete perché? Perché dicono: se devo votare tra un finto perbenista, che mi fa schifo, è un razzista che mi fa merda, non voto proprio. E quindi c'è anche la sfiducia. Allora, parecchi non vanno a votare. Altri si sono buttati in questo schieramento dove, ripeto, non si vota chi costruisce ma chi distrugge. E alla fine sta andando tutto in questo momento storico qui, sta andando tutto in questo modo. E Trump, secondo me, è stata una delle vittorie politiche più prevedibili in assoluto. Tutti quelli che mi conoscono sanno, io l'ho detto che avrebbe stravinto Trump. Perché è così? Perché adesso, tra l'altro, non si parla neanche più di voto di costruzione, di voto di fiducia, di voto di ideale. Si parla di voto di protesta. Che cazzo è il voto di protesta? Cioè, voto quello che mi sta antipatico, però votando quello lo metto in culo a quell'altro. Ma che. Però siamo in questo periodo storico qui. Tuttavia, però, concludo tornando a quello che dicevo all'inizio, io personalmente ho una grande stima nel popolo americano, per dire, il loro sistema politico a me piace, loro hanno un bicameralismo perfetto che è intelligentissimo, hanno il Presidente della Repubblica che votano direttamente, sì, il Presidente, vabbè, il Premier, diciamo, Trump, che vota direttamente i cittadini, dopodiché hanno il congresso formato da due camere, la Camera dei Rappresentanti, che sarebbe i deputati, e il Senato, proprio come da noi. E il bicameralismo è perfetto, una legge deve essere approvata sia qui che qui, bicameralismo perfetto. Ce l'hanno e funziona benissimo da tanti anni, però si dicevano, però non è giusto. Perché se uno Stato è molto grande e uno Stato è piccolo piccolo, non è giusto che entrambi abbiano due senatori, due senatori, due senatori, e non è giusto. Due senatori a uno stato di milioni di persone, due senatori a uno stato di qualche migliaia. E allora hanno fatto il Senato, che è rappresentato da due senatori per ogni stato. Ma la Camera dei Rappresentanti, i deputati, invece, va in base al numero di
cittadini. Quindi uno Stato ha più cittadini, ha più rappresentanti, uno Stato è piccolino, ha pochi rappresentanti. E quindi hanno la Camera dei rappresentanti che è votata ogni 4 anni, che si accavallano nei 4 anni del Presidente. Quindi 2 anni votano il Presidente, dopo 2 anni votano i rappresentanti, 2 anni votano il Presidente, 2 anni i rappresentanti. Al momento in America è tutto repubblicano. Tutto, sia il Congresso che il Presidente, quindi è una roba che non si vedeva da tempo, mentre il Senato, invece, che ingegno, non è che si vota tutti insieme, fanno una votazione ad anni. Un anno votano 33, sono 100 senatori in tutto, no? 50 stati per 2 senatori per ogni stato, quindi 100. 33 votati in un anno, 33 in un altro anno e 34 in un altro anno. E per 3 anni non si vota nulla e dura 6 anni il mandato. È un sistema brillante, ingegnoso, che rappresenta tutti in base a 2 criteri, perché stavano litigando all'inizio in base al criterio, rappresenta tutti, bicameralismo perfetto, votazione dove tu puoi avere un presidente magari di destra e un congresso di sinistra, il che mantiene anche più equilibrio, e tutto funziona. Certo, una volta, tanti anni fa, prima del 1920, i senatori non erano votati dai cittadini, ma poi ovviamente questa cosa sarebbe stata assurda e quindi i senatori adesso sono votati direttamente dai cittadini. Perché sto dicendo sto fatto? Boh, non lo so, così mi è venuto in mente di dire sto fatto che i senatori in America sono votati direttamente dai cittadini. Vabbè, e c'è il bicameralismo perfetto. Vabbè, comunque lasciamo stare, non lo so, mi è venuto in mente di dire questa cosa. Comunque, secondo me, gli Stati Uniti hanno un sistema che comunque vada, funziona. E Trump non ha fatto un colpo di Stato, non è certamente un politico tranquillo, ma neanche la Clinton è una politichessa tranquilla. Obama le sue guerre se le ha fatte pure lui, perché comunque in America ci sono le varie lobby, le varie cose, qualche guerrina ogni tanto te la devi fare comunque. Personalmente non mi va di fare previsioni, però quello che sto notando, perché io sono un po' come Doflamingo in One Piece, delle volte mi piace semplicemente mettermi così e guardare. Guardare quello che succede, senza prevedere, senza intuire, senza incazzarmi, mi metto e guardo quello che succede. Mi piace guardare quello che succede. Così è un modo di studiare la storia in diretta. È una figata, ragazzi, studiare la storia in diretta. Altro che leggersela su libri, te la studi in diretta, è fantastico. Ebbene, secondo me siamo in un periodo storico in cui la politica mondiale sta andando in questa direzione. Però cos'è che insegna la storia? Detto da uno che aveva previsto la vittoria di Trump e ha previsto anche tante altre cose, infatti mi sento tranquillo anche su altri punti, è che secondo me questo fatto durerà massimo un'altra ventina d'anni. Dopodiché ci sarà un grande appiattimento della politica e un ritorno a una voglia di essere progressisti. Però secondo me in questo periodo storico, per varie questioni sociali, anche dovute ai paesi del terzo mondo, che hanno da sempre avuto, sono stati da sempre stati un grande ago della bilancia, no? Sapete, il terzo mondo si chiamava così, no? Perché significa povero, perché c'erano i 2 grandi blocchi, Unione Sovietica e Stati Uniti, e il terzo mondo erano tutti quelli che non facevano parte dell'uno o dell'altro, ed è sempre stato l'ago della bilancia, e tutt'oggi è l'ago della bilancia il terzo mondo, che è quello lì che decide più o meno l'andazzo politico del periodo storico, di questo corso e ricorso storico. Tutto qui. Io per il revo di te, si sta parlando da 18 minuti, ma alla fine ti piace o non ti piace Trump? Mi metto così, guardo la storia in diretta, è una figata. Ci vediamo, fate i bravi, mi raccomando.